Allora, questo qui è Schweik nella seconda guerra mondiale. C'è una scena che mi ricordo che era molto 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 divertente. E Schweik e Balloon vengono arruolati dai nazisti e messi a spingere vagoni ferroviari. E ad un certo punto si avvicinano a una sentinella. Un tenente all'inizio della scena grida: "Sentinella, si ricordi che il numero del vagone che deve partire per la Bassa Baviera è il 4268?" E da quel momento la sentinella, che sta mangiando il goulash, comincia a ripetersi con le labbra 4268, 4268, 4268. E Schweik si avvicina, sempre con il suo modo molto gentile, e gli dice: "Ha ragione, sa, a ripeterselo a memoria così, perché hanno smesso di mettere le destinazioni sui vagoni perché i sabotatori lo cancellavano e ci mettevano gli indirizzi sbagliati. Però non serve a niente ripeterlo come sta facendo lei con le labbra, con il suo numero. Io ho un metodo molto più efficace. Me l'ha spiegato un impiegato dell'ufficio che lasciava le licenze agli esercenti. Lui, questo esercente, non riusciva proprio a ricordarsi che numero aveva e lui gliel'ha spiegato così. Adesso glielo rifaccio io col numero suo. 4268. Dunque, la prima cifra è un 4, la seconda un 2. Intanto lei si ricordi 42, cioè 2 volte 2. Cioè, per ordine, cominciando da capo, 4 diviso per 2. Così lei avvicini il 4 e il 2. A questo punto, niente paura. Quanto fa 2 per 4? 8, non è vero? Quindi lei si ricordi che l'8 è la prima cifra, a cominciare però dalla fine, no? E quindi a questo punto avremo 4. Basta che lei si ricordi che la prima cifra è un 4, la seconda un 2, la quarta un 8. E poi in qualche maniera intelligente si ricorda il 6 che viene prima dell'8. Ma è facilissimo, perché la prima cifra è un 4, la seconda un 2, 4 e 2 fanno 6. In questo modo, diceva l'impiegato, l'ordine delle cifre non sparirà mai più dalla sua memoria. Ma c'è un altro sistema e neanche questo è difficile. Dunque, immaginiamo 8 qui. Vede qua? 8 meno 2 fanno 4, quindi lei ha il 4 qui. 4, 2 e abbiamo anche il 6. Vedi? La cifra si ricompone. È 4, 2, 6, 8. 4, 2, 6, 8. È chiaro? C'è anche un altro sistema, ancora più semplice. Si ricordi, diceva l'impiegato, che l'anno ha 12 mesi. Ok? Quindi prenda 84 meno 12 fa 72. Niente. Meno altri 12 mesi, però fa 60, così abbiamo un 6 sicuro e leviamo un 0. A questo punto, ricapitolando, abbiamo 42, 60, tolto lo 0, 6, 84, tolto lo 0, togliamo anche il 4 alla fine, ed ecco che abbiamo di nuovo il nostro numero al completo. Ma ci si arriva anche con le moltiplicazioni e con le divisioni. Com'era il numero? Soldato! Qual è il vagone che deve partire per la Bassa Baviera? Aspetti che ci arriviamo con il sistema dei mesi. Sono 12, giusto? Siamo d'accordo su questo? Qual è quel numero? Non lo so. Dimenticato che il diavolo ti porti! Ecco, capito. Adesso forse manderanno in Baviera un vagone di mitragliatrici e sul fronte di Stalingrado un vagone pieno di mietitrici. Però andando avanti di questo passo, forse in Baviera qualche mitragliatrice gli servirà.